Domenica prossima, 27 gennaio, giornata della memoria, tra le tante iniziative in programma c'è un seminario con un ospite molto importante. Sì, noi ogni anno portiamo a Rimini un pezzo della grande storiografia, della grande ricerca internazionale. Vogliamo che Rimini sia inserita in questo sviluppo delle nuove interpretazioni della Shoah e del nazismo. E abbiamo invitato il professor Dieter Pohl, che insegna all'Università di Klagenfurt, che è uno dei massimi storici della Shoah, che ha scritto veramente libri importantissimi, purtroppo non tradotti in italiano. Gli abbiamo chiesto di affrontare un argomento mai affrontato o poco affrontato, i crimini nazisti e la Shoah. Cioè si tende a studiare la Shoah, il genocidio degli ebrei, in maniera scollegata da tutto il resto, e come se ci fosse paura di equiparare la tragedia unica che hanno vissuto gli ebrei, ma ogni evento storico poi in sé è unico, con gli altri crimini, con le altre forme di violenza che il nazismo ha commesso. Invece allargando l'interpretazione, allargando la lente focale, il professor Pohl dimostrerà come in questo scenario di brutalizzazione che il Terzo Reich ha messo in atto soprattutto nell'Europa orientale, si riesce a comprendere meglio anche la specificità di quello che è accaduto agli ebrei. Sì, Rimini, come sanno tante persone, ma non abbastanza, ha incominciato a occuparsi di memoria nel 1964, è stata in assoluto la prima città italiana a farlo e negli anni questa attività è diventata un vero e proprio progetto che si chiama attività di educazione alla memoria, che ha uno scopo ambizioso, anche se sembra semplice detto in poche parole, studiare la storia quindi della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah, lo sterminio degli ebrei, e le deportazioni di varie tipologie di civili che furono internati nei campi di concentramento, non solo perché la storia va conosciuta e perché è una storia che appartiene alla recente storia italiana, ma anche perché da questa storia si possono sviluppare delle connessioni con il nostro presente. Cioè ci sono dei germi anche nella società odierna di razzismo, di intolleranze, di violenze, li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e c'è un'uguale indifferenza che oggi avvolge tante persone che cercano la libertà in Europa e che muoiono nel mare, appunto nella dimenticanza di tutti, che se non ci permette un'equiparazione oggi, ieri, perché i crimini hanno una natura diversa, quindi l'equiparazione va fatta con gli strumenti della storia, quello che è certo è che attraverso il nostro lavoro noi vogliamo sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni, perché sono coloro che costruiscono poi la società e il futuro, vogliamo sensibilizzarli al fatto che la responsabilità individuale è un'azione politica. Quello che io scelgo di dire o di non dire, di fare o di non fare di fronte al male altrui è azione politica. E quindi per fare questo lavoro partiamo dalla storia collegando appunto passato e presente con un lungo lavoro che dura un anno intero. I giovani e in genere le persone non solo le colgono ma le sollecitano immediatamente. Il problema è che spesso sono analogie non spiegate, non suffragate da argomenti storicamente e politicamente importanti. Mi spiego, io non posso paragonare la Shoah, che è stato un genocidio, al dramma dei migranti. Io però posso paragonare diversi punti drammatici della Shoah con la tragedia appunto a cui assistiamo ogni giorno dei rifugiati, dei migranti che cercano la salvezza attraversando il mare. Per esempio, come le comunità internazionali si comportano, che tipo di linguaggio utilizzano. Allora, parlando di ebrei, si parlava genericamente come di non persone, come di un problema da risolvere. Oggi la politica che tipo di linguaggio usa quando affronta il problema, ad esempio, dei migranti? Non uso un linguaggio umano, non uso un linguaggio all'insegna del rispetto per la vita umana, ma se guardiamo i giornali si parla sempre di problema, di numeri, quindi questo linguaggio burocratico che è presente anche qui in questa mostra che racconta la storia degli ebrei italiani è un punto di analogia su cui riflettere molto forte. E poi la nostra indifferenza che accomuna la maggior parte di noi. Ormai non si reagisce più neanche con le parole. Noi ragazzi insegniamo che il valore della parola è una forza veramente potente, sia nel bene che nel male. Cioè dire no, dire indignarsi e sottolineare le ingiustizie è già un'azione politica. Sarebbe già importante se tutti noi rincominciassimo a parlare, a far sentire la nostra voce e a schierarci. E schierarsi dalla parte del bene è sempre un'azione politica che va verso il concetto di giusto, che è un altro concetto che noi sviluppiamo
nell'attività di educazione alla memoria, quindi non un'equiparazione generica all'insegna del buonismo o all'insegna della commozione, ma un'equiparazione fondata su alcuni punti che contrassegnano l'animo umano, come l'uomo si comporta di fronte appunto alle tragedie degli altri e chi sono questi altri e quanto quella tragedia ci riguarda.